Allora, voi non vi potete immaginare, in questa città, giustamente, medaglia d'oro alla Resistenza, una città che ha fatto l'impossibile per liberare Firenze dal nazifascismo, oggi, 2019, tantissimi miei candidati hanno delle pressioni inverosimili perché si tolgano dalle liste, inverosimili. E non è più soltanto chi te lo fa fare, è ti conviene in questa città presentarti in una lista civica del centrodestra? E ce n'ho talmente tanti di esempi, che nel 2019, in maniera anche subdola, si vada ad incontrare, a scrivere, a messaggiare i candidati che liberamente scelgono di aderire ad una campagna elettorale in una lista civica e che siano messi sotto pressione alla frase «sei sicuro che ti conviene?». Io la trovo una cosa di una ingiustizia, di una antidemocraticità straordinaria. Speravo, ero convinto che questa fosse una città libera, dove ognuno liberamente potesse fare delle proprie scelte anche politiche. Mi rendo conto che purtroppo non è così. Però perché persone... collega, i messaggi in riferimento sarebbero stati vieni con noi, quindi arriverebbero da persone che si candidano dall'altra parte. Diciamo persone che non aderiscono alla coalizione centrodestra. Quindi all'altra. Altre ce n'è tante. Guardate che non mi permetterei mai di dire una cosa del genere se non avessi la consapevolezza, perché l'avesse detto un candidato, l'avesse detto due candidati, l'avesse detto tre candidati, è un martellamento. E quello, ripeto, uno può anche dire chi te lo fa fare, anche a me hanno detto che non me lo fa fare, ma quando a qualcuno che magari gli viene detto ma ti conviene, e poi c'è tanti modi di dire ma ti conviene, allora io con questo non voglio essere quello che dice a Firenze si vive in una situazione, per carità. Però Firenze è una cappa dove se non si è iscritti a quel club si fa fatica a partecipare a tutte le attività che quel club mette a disposizione. Ecco, mettiamola così.